Benissimo, il primo video del genere che porto su questo canale, anche perché ho aperto questo canale a maggio, ed è la prima volta che porto un video di questo genere. Ho voluto aspettare un po' perché il mio telefono avesse un pochettino più di tempo da quando l'ho comprato, e visto che è passato poco più di un anno da quando l'ho comprato, sono qui per parlare un pochettino di lui. Ovvero, il titolo del video sarà: iPhone XR ha senso nel 2021? Lo scopriremo in questo video. Ciao ragazzi, amici di questo nuovo video. Oggi siamo in un video che non avevo mai fatto prima. Oggi sono qui per portarvi un video dove vi parlerò un pochettino di iPhone XR e sono qui per dirvi anche se ha senso acquistarlo nel 2021. Inizio subito con il dire che questo telefono qui ha poco più di un anno, cioè un anno e 2 settimane circa. E in questo anno e 2 settimane diciamo che non ho mai avuto problemi. Inizialmente quando ero passato Apple per la prima volta, che avevo comprato un iPhone 4S, che l'avevo già detto anche nel video della mia attrezzatura per i video quando avevo iniziato a fare video, che troverete nella in alto se volete andare a vedere quel video. E avevo comprato l'iPhone 4S e subito come l'ho comprato avevo notato che era complicatino, diciamo. Perché complicatino? Perché non si poteva fare tanta roba come si può fare adesso. E poi c'erano tantissimi problemi, ad esempio la batteria non durava niente. E poi c'erano i problemi, ad esempio, di linea, che delle volte non andava internet, delle volte non prendeva il telefono, dovevo riavviare il telefono, delle volte si spegneva da solo. E quindi mi ero stufato ed ero passato Samsung. Una volta passato Samsung, ho visto che gli iPhone erano diventati tutta un'altra cosa rispetto a quando ce l'avevo io, e ho voluto provare a ripassare ad iPhone. E da quando sono passato all'iPhone vorrei dirvi che sono veramente tanto felice, e se fosse per me non tornerei più indietro, perché mi trovo da Dio, è semplice da usare e ha delle prestazioni da matti. L'iPhone adesso si trova negli store a molto meno da quando l'ho acquistato io. Infatti l'ho acquistato nel 2019 circa, l'ho pagato, se non mi ricordo male, 750 € o giù di lì, mentre adesso si trova con vari prezzi che sono ovviamente minori rispetto a quello che è quando l'ho preso io. L'ho trovato su alcuni siti troverete quello 64 giga, perché non ho trovato quello 128, però diciamo che il prezzo non è che cambi tantissimo, è sempre lì circa il prezzo. Su il sito della Apple lo stesso identico telefono che ho io ora lo possiamo trovare a 669 €. Su Swappi l'ho trovato stesso identico telefono che ho io a 569 €, che Swappi è un servizio che vende telefoni ricondizionati. A MediaWorld ho trovato l'iPhone XR 64 GB, però Coral non nero, l'ho trovato 539 €. Questo è nuovo, quindi io, se dovessi scegliere, sceglierei nuovo invece di ricondizionato, perché alla fine risparmi, perché lo compri nuovo e non ricondizionato. Dall'Unieuro l'ho trovato sempre a 64 GB nero, costa 569 €. Alla fine costa 100 € in meno che comprarlo dalla Apple. Parlando un pochettino di prestazioni, io pensavo che con l'andare avanti del tempo diventasse sempre più lento e le prestazioni diminuissero, invece no, è rimasto uguale, almeno il mio è rimasto uguale a come quando l'ho comprato. La batteria è una cosa che mi ha stupito, infatti dicono tutti che l'iPhone la batteria duri veramente poco, cioè non arrivi a fine giornata che devi ricaricarlo ancora, mentre con questo iPhone XR arrivo a finire la giornata usando abbastanza il telefono. Ad esempio, quando guardo molto TikTok, Instagram e i social, che lo guardo per molto tempo al giorno, arrivo a fine giornata con circa il 20-30%, che è veramente, ma veramente buono. Molta gente dice che con gli iPhone che hanno arrivano a malapena al tardo pomeriggio, che hanno il telefono morto. Io invece in un anno di utilizzo da questo telefono vi posso assicurare che non ho mai avuto il problema di metterlo sotto carica d'urgenza perché si stava scaricando. Ovviamente è aggiornato l'ultima versione di iOS, è una cosa molto buona, non perde prestazioni, rimane uguale, le prestazioni sono identiche a quelle che aveva con gli altri sistemi operativi. Gira molto bene, non ha problemi di lag. L'unico problema che ho riscontrato ultimamente è che a volte, tipo ad esempio, se vado su Spotify o Instagram e automaticamente passo dal wifi ai giga, alcune volte devo mettere in modalità aereo un attimo e riattivare i giga, perché non so il motivo, ma si vede che non prende i giga. Quindi devo fare quell'operazione lì in maniera che ripartano. È un altro problema che ho riscontrato, che ho molti amici che hanno l'iPhone XR e hanno lo stesso problema. Alcune volte, se io ad esempio accendo il telefono e lo mando in standby, alcune volte non si spegne lo schermo, cioè proprio si blocca tutto il telefono, poi alla fine si sblocca e fa tutto quello che le avevano detto. Quindi, se abbiamo cliccato 50 applicazioni, ti apre 50 applicazioni a casissimo. Un'altra pecca che diciamo che ho trovato rispetto ad altri telefoni, che però è troppo grande lo schermo, infatti fai fatica ad arrivare, fai fatica a tenerlo in mano senza farlo cadere. Fai proprio fatica ad andarla su e rischiare di non farlo cadere. Quindi questa qui è l'unica, diciamo,
diciamo, pecca proprio abbastanza importante che ho trovato. Però per il resto sono veramente felice. Niente, quindi la mia domanda è: iPhone XR ha senso nel 2021? La mia risposta è sì, lo consiglio. Infatti molta gente che mi chiede: ma che iPhone posso prendere per il mio compleanno, per comprarmi un telefono nuovo? Io vi consiglio sempre l'iPhone XR, perché con la mia esperienza con questo telefono sono veramente soddisfatto, e lo consiglio perché è un grandissimo telefono. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione link di tutti gli store che ho trovato con tutti gli iPhone XR nei vari store. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao.